Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le SteelSeries Siberia 200. Come possiamo già vedere dall'immagine illustrativa della confezione, le Siberia 200 riprendono in modo molto ravvicinato la precedente serie delle Siberia V2 e V3. Anche se, come sappiamo, la SteelSeries ha mantenuto inalterato e ha tuttora a catalogo le Siberia V3 Prisma, che sono una sorta di incrocio, possiamo chiamarlo così, tra la serie Siberia e la serie Elite Prisma. Quelle cuffie di fascia leggermente più alta con effetti anche croma. Velocemente la confezione riprende il nuovo design che SteelSeries sta introducendo nei propri prodotti. Troviamo due piccoli reminder che ci ricordano che le SteelSeries Siberia 200 sono compatibili con sistemi Windows e Mac, in quanto sono cuffie con jack da 3,5 mm. Nel retro della confezione ulteriori informazioni, caratteristiche e dettagli. Nel fondo troviamo le specifiche tecniche, anche se come sempre manca l'informazione circa la dimensione dei driver, che comunque sono da 50 mm. Passiamo dunque al contenuto della confezione, che comprende un classico foglietto riportante tutti gli aspetti riguardanti la garanzia, due piccoli adesivi della SteelSeries, un adattatore splitter da jack dai 2 3,5 mm delle cuffie ad un singolo 3,5 mm per utilizzare appunto le Siberia con smartphone o tablet per ascoltare la musica in mobilità. Ed ovviamente sono presenti le SteelSeries Siberia 200. Come possiamo vedere, il design rimane invariato dai precedenti modelli. Come sempre, le caratteristiche principali della serie Siberia sono la compattezza e la leggerezza del lead set nella sua interezza. L'unica differenza che forse potrà subito balzare agli occhi per coloro che hanno avuto anche i precedenti modelli è questa fascia della headband che è stata leggermente ridotta in spessore. E nient'altro. Il design in questo caso è classico, elegante, grazie alla colorazione in contrasto tra bianco esternamente e nero dei padiglioni e della parte interna della headband. Come sempre, la caratteristica imprescindibile di queste cuffie è anche questo archetto, che in questo caso è sempre plastica. I driver, come abbiamo detto, sono da 50 mm. Nuovo design è stato applicato per i padiglioni esterni. Abbiamo sempre la possibilità di ruotare leggermente i padiglioni per calzarla meglio sulla testa della persona. Headband che, come vediamo, è sempre dotata di questi due fili di metallo elastici per due per ogni lato. Le Siberia V200 sono anche disponibili in altri colori per un totale di 7 colori, quindi avremo ampia scelta a seconda del colore di nostra preferenza. Abbiamo già detto, drive da 50 mm, padiglioni rivestiti di una soffice imbottitura, quindi leggerezza e comfort saranno i punti principali di queste cuffie. Abbiamo anche detto che le Siberia V200 hanno la connessione da 3,5 mm, quindi troviamo i connettori per il jack, scusate, per il microfono e per le cuffie, un cavo di circa 2 metri di lunghezza. Un classico controller che ci permetterà di attivare e disattivare i microfoni. In questo caso l'abbiamo disattivato, quindi vedremo questo piccolo segnetto rosso che ci indicherà che abbiamo disattivato il microfono. E nella parte laterale troviamo uno scroll con la rotellina per alzare e diminuire il volume. Ricordiamo sempre che la SteelSeries è una delle poche aziende produttrice di periferiche da gaming che continua per le proprie cuffie ad utilizzare dei microfoni che sono retrattili e anche completamente flessibili, quindi potremo sia
ridurre l'ingombro del microfono durante un ascolto con lo smartphone di musica o utilizzarlo per comunicare in TeamSpeak durante le sessioni di gioco con i nostri amici. Ovviamente, come vi ho detto, il microfono è flessibile, quindi potremo posizionarlo in qualunque direzione in modo da farci sentire meglio durante le comunicazioni vocali. Flessibilità, seppur in plastica, la struttura è abbastanza buona. La headband nella parte superiore riporta come sempre il logo dell'azienda SteelSeries e per ora è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com che troverete giù in descrizione e aggiungeremo anche un link ad Amazon per trovare il miglior prezzo circa queste cuffie. Con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff.